Ma ora Timoteo è ritornato e ci ha recato buone notizie della vostra fede e del vostro amore. E ci ha detto che conservate sempre un buon ricordo di noi e desiderate vederci, come anche noi desideriamo vedere voi. Per questa ragione, fratelli, siamo stati consolati a vostro riguardo, a motivo della vostra fede, pur fra tutte le nostre angustie e afflizioni. Perché ora, se state saldi nel Signore, ci sentiamo rivivere. Come potremmo infatti esprimere a Dio la nostra gratitudine a vostro riguardo per la gioia che ci date davanti al nostro Dio, mentre notte e giorno preghiamo intensamente di poter vedere il vostro volto e di colmare le lacune della vostra fede? Ora, Dio stesso, nostro Padre e il nostro Signore Gesù, ci appianino la via per venire da voi. E quanto a voi, il Signore vi faccia crescere e abbondare in amore gli uni verso gli altri e verso tutti, come anche noi abbondiamo verso di voi, per rendere i vostri cuori saldi, irreprensibili, in santità davanti a Dio nostro Padre, quando il Signore nostro Gesù verrà con tutti i suoi santi. Allora riprendiamo quello che abbiamo lasciato la volta scorsa e, se vi ricordate, Paolo è ripieno di questo desiderio, ripieno del desiderio di voler incontrare presto la Chiesa dei Tessalonicesi, e stasera viene un po' fuori la soluzione che Dio ha dato per questo bisogno. Paolo, se vi ricordate, non poteva andare a Tessalonica, lui ha dato un bel motivo, bello non nel senso, diciamo, grazioso, bello nel senso spirituale. Satana glielo ha impedito. E quindi la volta scorsa abbiamo detto, come abbiamo detto anche più di una volta, la chiara percezione da parte dell'Apostolo di un nemico che ci sbarra la strada, un nemico che non gioca a scacchi con noi, è un nemico che gioca a far male, è un leone ruggente, come un leone ruggente, che una volta che è uscita a prendere la preda, non lo lecca, non fa i festini, i giochetti, cerca di divorare. Grazie però siano rese a Dio che ci fa trionfare sempre. Grazie siano rese a Dio. Ovviamente il trionfo, la vittoria, e quindi la liberazione dal nemico non è una cosa che devi dare per scontato. È ovvio che la misura della nostra consacrazione, la misura della nostra santificazione, la nostra vicinanza a Dio fa la differenza nelle situazioni più difficili. Ora, pensate, un uomo dedito come Paolo, consacrato come Paolo, appartato come Paolo, determinato come Paolo, è stato un uomo che ha vissuto un impedimento diabolico. Satana glielo ha impedito, ma questo non ha impedito il progresso dell'opera di Dio. Questo ci dice che Satana ha limiti di azione nella nostra vita, non è che può fare tutto quello che vuole nell'opera di Dio, può metterci in uno stato di sofferenza, può combatterci, anzi non può, ci combatte, può marciarci contro, ci marcia contro,
ma ci potrà forse limitare in alcune cose, se Dio glielo permette. Ma l'opera di Dio andrà avanti. E pur di permettere a questa chiesa tessalonica, poi vedremo più avanti, di risolvere, il problema di Tessalonica era questo, risolvere alcune piccole lacune, siccome Dio ci tiene alla crescita spirituale della chiesa, Dio ha le sue risorse per permettere alla sua chiesa di continuare ad andare avanti. Non sarà Paolo, ma sarà Timoteo. E non è che possiamo pensare, però era meglio Paolo, no? Perché magari noi avremmo pensato, forse l'hanno pure pensato a Tessalonica, è venuto Timoteo, era, però se veniva Paolo. Le risorse di Dio sono le migliori. Le risorse di Dio spesso si nascondono dietro la fragilità umana. A volte quello che io e te non pensiamo che avviene, dietro determinate alcune persone, magari perché noi le stimiamo, sì, ma fino ad un certo punto, Dio è in grado di compiere l'opera sua. E questo ci dà la certezza che l'opera è di Dio e non di un uomo. Paolo ha fondato Tessalonica, ma Dio ha deciso di edificare Tessalonica con una visita non di Paolo, ma di Timoteo. Ora, dice il testo, questo viaggio Timoteo le ha fatto, vi ricordate qual era il compito di Timoteo? Due principalmente. Uno era confermare e un altro era confortare. Timoteo doveva andare per confermare e per confortare, non per confortare e confermare, ma per confermare e confortare. Non c'è nessun conforto per una chiesa che non è confermata nelle vie di Dio. Una chiesa, per essere confortata, deve essere prima confermata nelle vie di Dio. E sappiate, fratelli, che non la confermano i credenti una chiesa, la conferma Dio, e la via è unica attraverso i ministeri di Dio, ovviamente, non i ministeri, che ci sono anche tanti ministeri, insomma, così. Il compito del ministero è proprio quello di confermare, vi risulta perfezionamento dei santi, dati per il perfezionamento dei santi. Ora, non è che i ministri hanno un'intelligenza superiore, non sto dicendo questo, ma in virtù della loro chiamata hanno la possibilità di confermare. Tant'è vero che Timoteo viene mandato per confermare. Non è Tessalonica che si autoconferma. Non è che Tessalonica dice, ma sì, ma noi se camminiamo nelle vie di Dio, lo possono pensare, lo possono indubbiamente desiderare, ma se i ministri sono stati dati per qualche motivo o no? Se ci sono dei ministeri e Dio si è lodato, sapete come sono chiamati i ministeri che Dio ha dato alla sua Chiesa? Doni che Dio ha fatto agli uomini. Con la risurrezione di Gesù, non mi guardate a me, non solo che il dono che Dio ha fatto a lui, mi guardate come per dire, non mi lusingare, non mi lusingo. È il ministero, è quello che Dio ha dato attraverso questi uomini, il dono, no? Perché loro, l'unica cosa che hanno potuto fare questi uomini, tra cui io, è dare la vita al Signore. Dio poi ha fatto in modo che questa vita possa essere un dono. In che senso dono? Il canale attraverso il quale la Chiesa mangia, attraverso il quale la Chiesa si ristora, attraverso il quale la Chiesa si perfeziona, attraverso il quale la Chiesa cresce. È ovvio che però devono essere ministeri chiamati da Dio. Questi ministeri
chiamati da Dio saranno quelli che faranno due cose. Come si fa a capire se un ministero è chiamato da Dio? Dalla cravatta? Dalla borsa? Dal colore della camicia? Come si fa a capire dal tono? Pace. Lui è chiamato da Dio, eccolo qua. Non so come si fa a capire che è chiamato da Dio, perché grida nelle prediche. Come si farà a chiamare? Due sono le vie per riconoscerla. Uno è l'insegnamento della parola. Due, non porterà mai la Chiesa verso se stessa, ma verso la parola. Come fa a portare la Chiesa verso la parola? Lui, insieme alla Chiesa, va verso la parola. Perché la parola formerà Cristo nella nostra vita. Io non ho il compito di farvi assomigliare a me. Io non ho il compito di dirvi le mie idee secondo me. Ma chi sono io per dirvi secondo me? Chi sono io? Chi se la prende la responsabilità davanti all'eternità a dire secondo me? Chi se la prende questa responsabilità davanti all'eternità? Io non me la sento. Secondo la parola. Questo è il ministero che è chiamato da Dio. E un ministero non dirà mai bisogna fare così perché è da anni che noi facciamo così. No, perché ci potrebbero essere anche abitudini da anni che non sono secondo la parola. E mica perché lo facciamo da anni, dobbiamo continuarlo a fare. Dobbiamo andare verso la parola. Questo è il ministero che è dato da Dio, è mandato da Dio. Questo ministero che predica la parola inevitabilmente manifesterà segni. Il ministero, non il ministro, il ministero. Quali sono i segni? I segni che si manifestano nella predicazione del Vangelo. Salvezza, il dono dello Spirito Santo, quando a Dio piace, compimento dei miracoli, l'edificazione, la crescita interiore, il riconoscere da parte della Chiesa che è Dio che parla, non è un uomo, è Dio che parla, Dio mi sta parlando, no? Perché se noi non parliamo da parte di Dio, rischiamo di essere cembali risonanti, facciamo rumore. E la Chiesa non ha bisogno di parlatori che parlano, non ha bisogno di parlatori, ha bisogno di predicatori del Vangelo. Dio ha dato apostoli, evangelisti, profeti, pastori e dottori per il perfezionamento dei santi. Questo perfezionamento ci lega all'eternità. Quindi non si tratta di mandare chiunque a Tessalonica. Vi abbiamo mandato Timote. Vi piace o non vi piace? Timoteo è un uomo che ha ricevuto il ministero. Volevate noi? Satana ce l'ha impedito, ma Dio vi ha provveduto questo giovane, 30 anni, 35 anni, che cercherà anche dietro il nostro appoggio, dietro la forza, diciamo, apostolica, no? Di Paolo e di Sila, cercherà di colmare alcuni lavori. Questo viaggio, insomma, finisce, Timoteo ci va, porta i saluti, predica, ammaestra, la chiesa è edificata e Timoteo torna. E quando Timoteo torna, porta buone notizie. Ora fate bene attenzione a quello che io sto per dirvi in questo momento. Timoteo torna dalla chiesa di Tessalonica e porta buone notizie.
Timoteo torna dalla chiesa di Tessalonica e porta buone notizie. Io credo, per come ci è posta l'epistola in generale, le lacune da risolvere. Qualcuno un po' sfaticato al lavoro c'era, aspettava il ritorno del Signore e con la scusa non andava a lavorare. Ad alcuni mi piaceva molto pregare. Altri non avevano chiaro bene il concetto del ritorno del Signore, tornerà veramente, ma chi lo sa, quando sono morte le persone non si capisce niente. Però Timoteo torna e porta buone notizie dalla Chiesa. Ora, credo che fino a che io e te avremo passione per la Chiesa, sarà difficile che parleremo male. Timoteo avrebbe anche potuto dire, prossima volta andateci voi, no, perché uno così, un altro così. Invece torna e porta buone notizie. Timoteo è ritornato e ci ha recato buone notizie della vostra fede e del vostro amore. Fratelli, quanto è importante che io e voi, quando torniamo dalla Chiesa, portiamo buone notizie. Una delle cose che mi ricordo spesso, spessissimo, proprio all'inizio della mia testimonianza, o meglio, ancora prima che io mi convertissi, ricordo questi pranzetti a casa mia la domenica, io tornavo da messa, mi facevo le mie messe, non vorrei sbagliarmi, ma forse erano 3 o 4 messe soltanto al mattino. Tornavo a pranzo e a tavola mi sedevo con mia mamma e mio papà, che invece erano ritornati dal culto. Fratelli, io ricordo non tanto i racconti, qualcuno me lo ricordo, ma mi ricordo il modo in cui raccontavano quel culto a tavola. Io mi sentivo in mezzo a loro, quindi loro erano qua, mia mamma era di qua e mio padre era di qua, quindi parlavano di fronte così. Il mio posto era di qua e dall'altra parte c'era, prima che si sposava, mia sorella, poi si è sposata e non c'era più nessuno. Però mi ricordo come si raccontavano quella riunione di culto, da far venire l'appetito proprio. La voglia, hai visto, hai sentito quello che ha detto? E quello lì, è una splendida edificazione. Mai un giudizio sulla predica, mai un giudizio su una cosa, mai, chissà, mai. Queste cose hanno accresciuto nel mio cuore un forte desiderio, degli stimoli dentro quasi quasi che dicevo, ma perché non sono andato neppure io, non ci sono andato stamattina, potevo andare anch'io. Hanno recato buone notizie. E pensate che Paolo, riguardo a queste buone notizie che reca dalla Chiesa, Timoteo usa il termine ci sentiamo rivivere. Le notizie che io te portiamo dalla riunione che avviene nell'assemblea possono portare vita. Non ti ho visto in chiesa. Mi faceva male da testa, anzi sei perso niente. E così uccidi la gente, così li uccidi. Ci sentiamo rivivere. Io voglio immaginare che cosa Timoteo avrà raccontato. Non possiamo sapere parola per parola, però possiamo immaginare. Paolo dice, Timoteo ci ha parlato della vostra fede e del vostro amore. Quindi immagino Timoteo che si siede
con Paolo e con Sila e inizia a raccontare intorno alla fede dei Tessalonicesi. Fratello Paolo, Sila, stupendo. Che uomini, che donne di Dio. Li ho viste ripiene di fede, io ero lì per incoraggiarli, ma le ho viste così ripiene della fede, della speranza, dentro di loro, forti proprio. Li ho visti ben saldi. E dell'amore, immagino l'accoglienza che gli avranno fatto, immagino l'ospitalità che gli avranno dato, il servizio che gli avranno reso come giovane pastore, come missionario, come persona che rappresentava Paolo, non lo so, dice dell'amore che avete manifestato e ci ha detto che conservate sempre un buon ricordo di noi e desiderate vederci come anche noi desideriamo vedere voi. Quindi immaginiamo un po' questa scena, Timoteo che prende le mani, no, dell'apostolo mentre gli racconta di questa chiesa che deve risolvere alcune lacune, ma in materia di fede, cioè in materia di esperienza di salvezza, è una chiesa viva, in materia di amore è una chiesa pratica, e non solo, mentre Timoteo racconta all'apostolo del resoconto del viaggio, immaginatelo con gli occhi lucidi che ad un certo punto si ferma e dice: hanno desiderio di vedervi, fratelli. Hanno desiderio di incontrarvi. E Paolo, che fa gli occhi lucidi anche lui, dice: anche noi. L'unione che c'è tra il suo ministro e la Chiesa è un'unione che fa la differenza nella benedizione, fratelli. Ora, è così o no? Ci ha detto che conservate sempre un buon ricordo di noi e desiderate vederci, come anche noi desideriamo vedere voi. Per questa ragione, fratelli, siamo stati consolati a vostro riguardo, a motivo della vostra fede, pur fra tutte le nostre angustie e afflizioni. Paolo, Sila stanno vivendo numerose sofferenze, numerose afflizioni, ma queste afflizioni, questa sofferenza trova uno sbocco nelle buone notizie che porta di voi. E qui viene fuori anche un uomo di Dio come Paolo, come Sila, che non vivono per loro stessi. Mi spiego. Non è che siccome soffrono se la prendono con gli altri. Fa parte della crescita, fratelli. E quando passiamo momenti difficili non ce la dobbiamo prendere. Maturità. Quando passiamo momenti difficili non dobbiamo sparire dalla Chiesa. Quando passiamo momenti difficili non dobbiamo dire: è un momento così, guarda, no, perché è immaturità questa qui. Paolo sta soffrendo un motivo di grande sofferenza, tribolazione, angustia, ma la bella notizia che viene dall'altra parte li fa rivivere, quasi sospende la sofferenza. Ti voglio fare una domanda. Siamo così maturi che il benessere spirituale degli altri, può diventare un beneficio per noi? Siamo arrivati a questa maturità o no? O stiamo bene solo quando stiamo bene noi? Riusciamo a godere anche noi della benedizione altrui? In poche parole, quando qualcuno diverso da noi o dalla nostra famiglia viene benedetto, siamo felici? Siamo benedetti anche noi quando è benedetto l'altro?
E quando noi soffriamo, siamo in grado di ricevere consolazione senza essere liberati dalla sofferenza, necessariamente, ma ricevere consolazione perché qualcun altro sta venendo benedetto e quindi ci rallegriamo, anche se non siamo noi i diretti interessati della benedizione. Questa è maturità, fratelli. Paolo dice: mi trovo in mezzo alle tribolazioni, in mezzo alle angustie, ma il sapere che voi siete saldi nel Signore mi fa stare bene. Oh. Cosa dite? È un pastore questo, eh? Altro che se è un pastore. Le sue sofferenze non intaccano sulla Chiesa. Non è perché si trova in mezzo alle difficoltà trascina tutti i guai nella Chiesa. No. Riesce quasi quasi a isolare questa sofferenza, e se deve scegliere tra lo spandere l'amarezza delle sue tribolazioni e la consolazione degli altri, preferisce dare la precedenza nella comunione al benessere degli altri che alle sue sofferenze. Un concetto troppo difficile, volete che ve lo ripeto? Mi sono un attimo perso, io da solo. Paolo avrebbe potuto, tra virgolette, giocare così l'epistola. Timoteo porta buone notizie e Paolo avrebbe potuto dire: sì, vabbè, Timoteo, ho capito che i fratelli stanno bene, ma tu gliel'hai detto che noi stiamo soffrendo? E quindi cambiare le precedenze. Gliel'hai detto che siamo nell'angustia, che devono pregare per noi, che siamo stanchi? Avrebbe potuto farlo, no? E quindi spandere il profumo della sofferenza, dell'amarezza, del peso in mezzo ai santi di Tessalonica. Invece Paolo che fa? La sua amarezza, le sue angustie, le sue tribolazioni, non è che le mette da parte, ma non gli dà presidenza, per così dire. Dà sfogo però al benessere spirituale che sta venendo da Tessalonica. È come per dire, dai, faccio un esempio, come per dire, in un culto, fratelli, parliamo delle cose belle piuttosto delle cose che ci fanno soffrire, perché la Chiesa deve essere edificata. È un pochetto più chiaro così? Lo rispiego? No, l'importante è che sia chiaro questo, perché questo è un sentimento di grande maturità e di grande anche passione. Fratelli, ci sono degli uomini di Dio, delle donne di Dio, che hanno delle grandi sofferenze nel cuore. Soffrono molto, passano dei momenti difficili, ma hanno così cura della Chiesa che preferiscono spandere il profumo della consolazione, della benedizione, della serenità. Non potete immaginare le volte che Dio mi ha dovuto rivelare, perché da solo non ci sarei arrivato, intorno alla sofferenza di qualcuno. Ho dovuto spesso dire: il Signore mi ha detto questo, perché Dio me l'aveva rivelato, non vi dico come ovviamente, no? È una mia cosa molto personale. Come fa a sapere? Tu non me l'avresti mai detto. Anzi, chi ti vede gioioso perché offri a Dio qualcosa di, no? Ma tu c'è questo nel tuo cuore. Sì,
Noi non è che dobbiamo rendere partecipi gli altri, no? Però a volte ho trovato sul mio cammino questi fratelli e queste sorelle che hanno detto: no, ma sai, tu hai tanti pesi. Oppure: no, ma nella Chiesa ci sono altre situazioni. Tanto il Signore sarebbe intervenuto nella mia vita. Ho apprezzato, certamente poi se Dio te lo rivela vuol dire che devi intervenire. Però ho apprezzato il gesto, il sentimento, quello di non scendere sempre in piazza, no, e far vedere, ma di chiudere a volte la cameretta e dire: Signore, situazione in cui mi trovo. E quindi la gioia delle buone notizie, della fermezza di questi credenti ha permesso, uso il termine che usa Paolo, a Paolo e a Silla di farli rivivere. La mia e la tua fedeltà possono far rivivere altri, possono essere una benedizione per la Chiesa, possono essere un sollievo per i servi di Dio, possono essere un appoggio, un incoraggiamento per chi magari sta passando momenti difficili, anche una testimonianza. Io spesso dico: fratelli, testimoniamo. Ma anche una testimonianza può far rivivere qualcuno che a volte è tormentato nei pensieri. E quando le testimonianze sono vere, vere, non costruite, vere, portano vita. Perché nella verità c'è lo Spirito di Dio. E allora continuiamo ad amare il Signore con tutto il nostro cuore e a servirlo fino alla fine. Vogliamo ringraziare il Signore? Alziamoci.